Niente, ma c'è già della disturbata. Su, Pecchi, che è arrivato. Sì, amore, stai buono. Arriva il tecnico. È arrivato il tecnico. Buonasera. Buonasera. Meno male. È molto difficile. Buonasera, hai chiamato il tecnico? Sì, ho chiamato. Hai chiamato il tecnico? Ho chiamato il tecnico. Che sistema c'ha questo? E siccome si è fuso, che ha preso una botta, eccetera, non risponde più. Sistema? Che sistema c'ha questo? No, non ci capisco niente di elettronica. Quando l'ha preso questo? L'ha preso quest'anno, l'ha preso nel 2000? Sì, l'ho preso. Quindi c'ha un 8.4? 8.4. Perché ti spiego, l'8.4 c'è questo problema con la scheda Garage, siccome è interfacciata con la base del sistema, quando il driver si va a cercare, quindi il processore ce l'ha da 400 MHz, non si può fare. Sì. Lei ha messo la scheda nuova oppure ha fatto l'espansione al sistema? Che cosa fa? No, siccome c'era il manuale in tedesco, io non ho capito niente. È il manuale in tedesco, ma è scritto grosso però, eh? Questo è... mi dà dei problemi. Che problemi? Per esempio, che problemi sento? Una delle cose che fa è piangere senza motivo. E perché piange senza motivo? Non deve piangere senza motivo. Lei gli deve sempre da un motivo piangere. Guarda, guarda. No! Ecco, questo è il motivo. Ecco, mette. Bene, 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 bene. Oddio, disturbi. Che ne spiego, questo è motivo, questa c'è la scheda Garage che purtroppo è completamente interfacciata, quindi c'è il busto di sistema che trattate. Ma qua c'è il cerume però, eh. Dove? Questo è completamente interessato di cerume, scusate. No. Questo è interessato di cerume, ma lei che cotofiocco usa, scusa? Io non lo so. Lei usa il cotofiocco originale, usa il cotofiocco di sistema? Penso di sì. Il cotofiocco punto? Punto. Punto. 7? Per questo fa malissimo, è un disastro, è un disastro. E questo ha fatto tappo col cerume, poi questo lo dice, guarda, se va questo cerume sentate, questo fa una puzza fondamentale, io lo dico, questo è un disastro. Sì. Che devo fare? È un disastro. Che devo fare? Guardi, io potrei dire tante belle storie, potrei raccontare delle storie fantastiche, ma io devo dire una cosa, questo qui è rotto, qua bisogna chiamare il tecnico. Io il tecnico ho chiamato, lei non è il tecnico, scusi. Il tecnico ho chiamato. Quanto mi costa qui? Io le dico, io posso fare in preventivo, io soltanto per preventivo prendo 150.000 lire, lo dico, Per il preventivo. Io se vuole qua lo apriamo, io ve lo dico, io questo forse lo apro e lo richiudo completamente, perché lo apro, poi vediamo come dire, lo buttiamo, gli racconto la storia, l'ho portato al mare, perché questo io non so che cosa trova. Questo è un disastro. Scusi, come sono preventivo? Questo è un disastro, questo glielo dico, questo peraltro sta qui occupa soltanto un posto che è soltanto il suo, cioè che qua questo è rotto, qua bisogna chiamare il tecnico, io lo dico. E lei è il tecnico, scusi, l'ho chiamato. Allora guarda, io per il disturbo prendo 150.000 lire, soltanto per il disturbo. Ma com'è che il disturbo? È il lavoro suo. È il lavoro mio, ma quando mi hai chiamato sto guardando la televisione, mi ha disturbato poco. Disturbo. Io non lo so, guardi, io sono preoccupata, povera creatura, veramente, perché io... Che facciamo? Lo apriamo, che facciamo? Lo apriamo. L'amore è arrivato, per aver lei non si sa. Che facciamo? Io lo dico soltanto per aprire, prendo 150.000 lire, lo apriamo? Mamma mia, apriamolo. Ecco qua, abbiamo aperto, adesso è scaduta la garanzia. Come scaduta la garanzia? Senti, questo l'abbiamo stato aperto, questo che è scaduta la garanzia, sono 2 milioni, ce ne comprava 4. Ma adesso questo è stato aperto. Ma lei l'ha aperto? Non mi interessa chi è stato, questo è ma lei mi ha detto d'aprirlo, scusi. Cioè, mi sta facendo perdere la pazienza. Scusa, ma io devo dire una cosa, io devo essere onesto con lei. Ma guarda che questo, io vedo un insieme di fili colorati, anche di lucette elettroniche. Questo io devo dire una cosa completamente elettronica. Ma scusi. Ma guarda, questo è un congegno, questo è un meccanismo, questo è completamente elettronico. Io adesso dico una cosa per improvvisare, noi potremmo, che ne so, levare tutti i fili rossi e vedere, non lo so, e staccarli insieme e farli marroni, non lo so. Ma lei sta facendo perdere... Sto dicendo una cosa così, non è che mi deve giudicare. Mi sta facendo perdere la pazienza, ma scusa, ma lei non è il tecnico. Io voglio dire una cosa, questo è elettronico, qua bisogna chiamare il tecnico, lo dico, Qua bisogna chiamare il tecnico. Ma lei non è il tecnico elettronico specializzato. Sì, ma scusi. Dammi un po' di specifica di sistema, va? Specifica di sistema. Il clock di metersi, quanto fa? Quanto sviluppa? Quanto fa? Quanto mi sviluppa quando mette il basso? 4. Ma questa, scusa, ma questa non è un pezzo originale? No. Questa non è un pezzo originale, vuol dire questa l'ha preso dal marocchino. Questa no! Questo non è del sistema. No! Questo non è del sistema. No, questo non è del sistema. Io non ho toccato niente. Era tutto nella scatola originale. Questo è un fiocco masterizzato dai marocchini, questo è completamente rifatto. È scaduta completamente la garanzia. Lei è andata a toccare, questa scarpa non è originale, questa non è originale, questa è un disastro. È un disastro. Scusi, ma che mano dalla fregatura? È andata la grossa fregatura. Allora io con chi mi posso, chi me la posso prendere? Non so, prendere con lui che è piccolo, non credo che reagisse. Guarda, però prendere con lui. Ma si può aggiustare adesso? Guarda, io adesso lo apro, io lo posso dire, ma questo purtroppo io lo apro, ma questo non è brutto spiegato, questo va a soffrire adesso, Questo ragazzo va a soffrire, che è molto sensibile, io lo apro, ma è una brutta operazione, io dico questo va a soffrire molto bene. Ma un pupazzo elettronico. Gli regga la testa perché questo si sente male, adesso vaneggia, Questo perché questo è sensibile, guarda, questo è sensibile, guarda. Ti è morto il cane! Questa è una cosa sensibile, Gli regga la testa, non importa, signore. Non è un problema, E va sempre in mezzo al tappo, capisci? Mandiamo la pubblicità, io voglio restare solo con le ballerine perché non è uno spettacolo bello da vedersi questo, Mandiamo la pubblicità, mi raccomando. La tecnica.
Questo è l'essenziale. No, io mi devo bene, poi allora, con questa siamo di nuovo in onda. Scusate, ho fatto niente qui. Ma che... Guarda, io posso dire una cosa, io questo l'ho visionato molto bene. Io devo dire una cosa, questo è rotto, qua bisogna chiamare il tecnico. Io lo dico. Ma è dura che siamo qua, ma io devo andare avanti col varietà, non è che posso stare tutto il tempo. Mi dia un po' di specie, quanto c'ha di RAM questo? Quanto c'ha? 128? 256? 512? 512. 512? Sì. Ma ha fatto lo sviluppo? Sono scesi i testicoli? Ma non lo so. Le devi controllare. Non ho guardato. Allora decade la canzone sui testicoli, perché glielo spiego. Qua nel modello 1 la RAM è inserita nei testicoli, quindi se non scendono mi vanno tutti a festellare il processore centrale, che è un Uber lavoro. C'è la 32 bit e poi mi sposta a 16 e brucia tutto, capisci? Questo è importante. Però scusi, a me quando mi hanno dato... Questo è l'utente fortunato che deve guardare, Io devo guardare. Il pelo è uscito? No. Ha buttato fuori il pelo? Il pelo deve uscire, se no fa parrucca interna, brucia tutto, io lo dico, Mi raccomando. Non lo so, quando me l'hanno dato? Mi hanno detto che era garantito per 4 anni, che io non lo dovevo toccare, non dovevo far niente. 4 anni se scende il testicolo, perché sono 2 anni a testicolo, ma se lei invece le tiene su, questo si brucia completamente, capisci? Che frequenza c'è di clock questo? Cioè, frequenza non lo so. Che frequenza c'è di clock? Non ne capisco niente di elettronica, ho chiamato lei appositamente. Ma che c'entra? Neanche io non capisco niente, che c'entra? Non è più un hobby, io ho cominciato fatturando, ho cominciato a fare fatture e poi piano piano mi sono trovato. No, ma è una cosa che posso fare a tutti, non è questo. Scusi, non è questa, allora, chiamavo, il portiere mi costava meno. Ma che scherzo, lo sai quando prendevo io quando facevo il portiere? Soltanto per lasciare la guardia sono 150.000 lire, quindi non è questa. Allora, non scusi, è questa. Io devo andare avanti, lo ripara o no? Vabbè. Guarda, io potrei anche ripararlo avendo studiato, non avendo fatto il classico, avendo le conoscenze giuste, avendo studiato. A me le voglio dire, ma ci pensi un attimo, vale la pena ripararlo quando sta uscendo il modello nuovo? Io non lo so se vale la pena. Modello nuovo? Certo, c'è il modello nuovo. Sta uscendo il modello nuovo. Ma lei dove vive? Completamente distaccata dal mondo. C'è il modello nuovo, c'è Sturbi 2, non l'ho visto? Sturbi 2? Non lo conosce Sturbi 2? No. Quello conosce. Scusa, Franco, fammi una grande cortesia, mi mandi le spot di Sturbi 2, che questa ragazza l'ho visto? Sturbi me lo mette sullo schermo grande, grazie. Sì, non Sturbi 2, vedo? Sta ok. Vieni a giocare con me, per favore. Bau. 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 Grazie bene. Ma Venezia, è bellissimo! È bellissimo, ma cosa c'è? Si tratta di un modello completamente avveniristico. Ah, innanzitutto sì. C'ha gli alluci completamente snodabili a 150 gradi, completamente. Poi i gomiti sono interscambiabili, cioè le mette il destro posto il sinistro, non verrà mai nessuno a protestare per questo fatto. Poi conosce già l'amore, è drogato, è fantastico, è un modello statuale. Poi è vigliacco, fa la spia, c'è il commercialista, tutte cose che il modello 1 non ha assolutamente. Senta una cosa, ma quanto costa riparare questo? Per riparare questo 65.000 lire. E quel modello nuovo quanto 2 milioni e 8. Ma allora non mi conviene. Certo che conviene prendere quello nuovo. Mi conviene prendere quello nuovo. Vabbè, senta, ma se li prendo tutte e due. Ma che scherza? Quello c'è il territorio, quello appena lo vedi gli stacca la testa a mozzichi. Questo lo devi buttare. Non c'è roba, assolutamente. Senta una cosa, non sentire tesoro, senta una cosa. Ma Sturbi 2 non ha difetti? A dire la verità, per essere onesto, un piccolo difetto ce l'ha. Si chiude in bagno con le riviste, questo glielo dico. Siccome c'è incorporato c'è questo DVD della Bellucci, si chiude in casa con le riviste, quindi le devo togliere tutte le chiavi di casa, altrimenti devi chiamare Fabio, perché lo risponde anche male. Lo voglio! Lo voglio subito! Allora, lo guarda, ordiniamo, quando conto. Arriva? Quando allora, arriva? Facciamo quando un arriva? Conto, ci vorrà un pochetto, no, ci facciamo un conto. Momento, io lo faccio l'ordine, allora, sono 2 milioni e 8 quello nuovo, sì. E poi c'è questo conto, c'è questo conto da saldare. Dunque, quale conto? Cioè, solo io soltanto adesso per tirare fuori la pena, mi pare che prendo 150 mila lire, quindi ci sta più, dovrebbe essere 4 milioni e 800 mila lire per questo qua. Non ha fatto nulla, però. Io questo lo qua bisogna chiamare un tecnico, bisogna fare qualcuno che ne capisce qualcosa. Io una cosa che posso fare. Vabbè, povera io posso dargli dei softurini, questi sono divertenti. Questi non so se c'è, sono dei software di sistema che danno adesso. Per lui? Questo è l'emulatore di Ceccherini, lo conosce? No. Questo è spassoso, lo do, è divertente, è spassoso. No. E mente, guarda che fa, guarda il comportamento come vari, guarda. Sì. Oh, la topa! No. Si tromba, si tromba!
No, non lo voglio. È bella, bella. No, è bella, no, bella. No, glielo tolga. Bella, bella, bella cangurotta, tu qui, su tromba stasera. No, 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 non lo voglio. Bella cangurotta. No, glielo tolga. Glielo toglie, però. Non si può. Come faccio a togliere? Ormai sta nato il sistema, te toglie a lui, toglie a lui, toglie tutto schermo. No, non mi piace così. Non è possibile, scusa. Hai chiamato tecnico? Che sistema c'hai? Che modello c'hai? Ti spiego, perché la scheda era interfacciata con il sistema, quindi non è possibile farlo. Ma me lo toglie, io non lo voglio. Guarda, guarda, io già